Ciao! Allora, sapete quanto mi piace provare cose nuove e sapete anche quanto mi piacciono il miele e le api, perché le api producono il miele. Ebbene, oggi ho deciso di organizzare un apiario. Esatto, faccio l'apicoltrice. Ho costruito 3 arnie e adesso sto aspettando che mi portino le api. Per cui ho deciso che il vlog di oggi parlerà solamente di miele e api. Info numero 1. Il miele è l'unico alimento che ha tutte le sostanze in grado di sostenere la vita. Enzimi, vitamine, minerali e acqua. È l'alimento perfetto. L'uomo si nutre di miele da migliaia di anni. Dentro una caverna in Spagna si trova un'antica pittura di 15.000 anni fa in cui si vedono gli uomini che raccolgono il miele da un alveare. Le api comunicano tra di loro ballando. Forse è per questo che me ne sono innamorata. Quando l'ape trova dei fiori, torna all'alveare e comunica alle amiche la posizione dei fiori, la loro relazione con il sole e la strada più breve. Tutto questo semplicemente ballando. Il miele ha proprietà igroscopiche naturali. Praticamente significa che è idratante. Per questo motivo io uso la cera d'api per fare il lucida labbra che vi ho mostrato in uno degli ultimi vlog. L'avete visto? No? Guardatelo! Io vi aspetto! La la la! Le api di un solo alveare visitano all'incirca 225.000 fiori al giorno! Io dopo farei un bel riposino, ma non le api, no! Loro non dormono mai, ma proprio mai! È una cosa pazzesca! Quando ho fame e ho voglia di uno spuntino, mi preparo un favo con burro d'arachidi croccante su una fetta di pane tostato! Gnam! Molto bene, e ora state a sentire. Queste adorabili ballerine stanno diminuendo sempre di più in tutto il mondo. Soprattutto per colpa dell'uomo che usa cose come i pesticidi e distrugge il loro habitat. La diminuzione del numero delle api è uno dei motivi per cui ho voluto avviare un apiario. Abbiamo bisogno delle api e non solo perché producono delizioso miele, ma perché svolgono un ruolo importantissimo nell'ambiente. Un terzo di tutto quello che mangiamo dipende dall'impollinazione. Significa che senza le api là fuori, un terzo di tutto quello che mangiamo sparirà. Ciascun alveare è un tesoro e questo è il mio modo per contribuire alla sicurezza del mondo. Vi terrò aggiornati. Oh, e se voi foste un'ape, in che modo potreste contribuire a proteggere l'ambiente? Pace! Ciao! Alla mia famiglia piace il campeggio, e molto. Giusto, dovrò mostrarvi il mio camper un giorno. Mi ricordo di una gita che abbiamo fatto quando ero piccola che ha cambiato il mio modo di vedere la vita. Veramente. C'eravamo recati in un grande parco e avevamo montato il campo in una radura che era circondata da abeti. La mamma mi ha dato il cannocchiale e abbiamo visto tantissimi animali. C'erano un sacco di cerbiatti, delle colonie di conigli con orecchie lunghissime e moltissimi uccellini che svolazzavano intorno a me, già. Mi sono sentita parte di quel mondo. Poi è tramontato il sole ed è sceso il buio e all'inizio ero triste, poi nervosa, perché gli animali erano spariti e all'improvviso eravamo rimasti soli. Allora la mamma mi ha insegnato un trucco. Mi ha mostrato come si può adoperare la torcia nella radura. E sapeste quanti riflessi di luce si sono accesi intorno a me? Erano quelli degli occhi dei cerbiatti, dei conigli e di tutti gli animali che erano ancora là. Non erano spariti, non eravamo rimasti soli. Ve ne ho parlato per riagganciarmi al bullismo. Lo so, il collegamento è difficile da cogliere, ma voi cercate di seguirmi. Ultimamente ho riflettuto spesso sul bullismo e ho capito che i bulli non si limitano a prendere in giro e a offendere gli altri. I bulli possono essere anche degli amici che ci spingono a fare cose che ci mettono in imbarazzo o che sappiamo essere sbagliate. E a volte è difficile voltare loro le spalle, perché voltando le spalle e dicendo di no, di colpo ci sentiamo soli. Temiamo di perdere un amico o un gruppo di amici. E quando mi trovo in questa situazione, ripenso a tutti gli animali che quel giorno ho visto girare in quella radura. E allora ripenso agli amici, ai familiari, a voi, alla comunità che ho in giro per il mondo. Perché anche se non siete qui, in questa stanza, io non mi sento sola. Questo mi dà coraggio. Possiamo voltare le spalle e stare benone. Possiamo opporci a tutto quello che per noi è sbagliato. Perché noi non siamo mai soli. Dunque, ogni volta che vi sentite insicuri, impauriti oppure soli, ripensate a quei riflessi di luce nella radura. Pensate agli amici che avete in giro per il mondo e che magari non avete ancora potuto conoscere. Perché se riusciamo a voltare le spalle ai bulli, loro diventano piccoli. E il nostro mondo diventa grandissimo. Base.
Se tu o qualcuno che conosci pensate di essere vittime di bullismo, parlatene con un adulto di fiducia. Ad esempio un professore o un genitore. Sappiate che non siete soli. Sì. Pronto. Ciao, non tutti sanno che io e Ken facciamo dolci insieme da quando avevamo 8 anni? Sì. Alti così. Ok. Perciò oggi vogliamo cercare di trovare una ricetta per i cupcake che sia perfetta. Per fare cupcake perfetti servono le uova. Sì, certo, arrivo. Ma quello che vorremmo dimostrarvi è che cucinare non è solo un'arte, è anche una scienza. Sì, cucinare è chimica, giusto? Ma certo, e la sfida che io e Barbie vi mostreremo è che... non abbiamo gli stessi gusti con i cupcake. Sì, a me piacciono morbidi. A me invece più friabili con i buchi nell'impasto. D'accordo. Adesso useremo il metodo scientifico per trovare la ricetta giusta per entrambi. Esatto. E dopo aver cucinato e ingoiato milioni tanti, di cupcake tantissimi. Nel corso degli un'enormità. Anni, abbiamo scoperto che le ricette si assomigliano molto, hanno la stessa formula. Lo zucchero deve essere in quantità uguale o inferiore a quella della farina. Le uova e il latte devono avere lo stesso peso della farina. I grassi, burro o olio, devono pesare quanto le uova. Per entrambe le ricette occorrono i seguenti ingredienti. Eccoli, vi servono 3 tazze di farina. 2 tazze di zucchero. 240 grammi di burro. Cioè 2 panetti interi. Mm-hmm. Più 100 ml di latte. 4 uova grandi. 2 cucchiaini di lievito. 1 cucchiaino di vanillina. E un pizzico di sale per esaltare il sapore. Sì, proprio così. Preriscaldate il forno a 180 gradi. Il modo di mescolare gli ingredienti è la variabile dell'equazione ed è ciò che fa la differenza. Faremo 2 impasti separati. E vedremo che accade. Versione 1. Servono 2 ciotole, una media e una grande. Mettete nella ciotola media gli ingredienti secchi, vale a dire la farina, il lievito e il sale, e mescolateli. Per la mia ricetta serve solo 1 ciotola. Mettete 3 tazze di farina, 2 cucchiaini di lievito e 1/2 di sale. Ora, nella ciotola grande, mescolo i 2 panetti di burro con lo zucchero. Il burro deve essere lasciato ammorbidire per un po' a temperatura ambiente e tagliato a pezzettini. Usando il cucchiaio, mescolate il burro e aggiungete man mano lo zucchero. Mescolate fino a ottenere un composto leggero e morbido. Nella mia ciotola aggiungo lo zucchero e il burro ammorbidito e sminuzzato. Mescolo il tutto. Poi aggiungo 4 uova nella ciotola grande, 1 alla volta. Assicuratevi che siano a temperatura ambiente, se sono fredde non montano bene. Aggiungo anch'io 4 uova, 1 alla volta. Adesso incorporo i 2 composti travasando gli ingredienti secchi dalla ciotola media a quella grande. Lentamente verso 1 tazza di latte intero e 1 cucchiaino di vanillina. Io aggiungo la stessa quantità di latte e vanillina nella mia ciotola. Mescolate bene, almeno per 1 minuto, e riempite la teglia per i cupcake. Ok, e ora inforniamo per 15-18 minuti. Nell'attesa... mentre i cupcake lievitano. Sì! Ok, secondo voi quale ricetta avrà reso i cupcake più friabili? La versione numero 1 che ho fatto io o quella di Ken? Beh, la versione 1 con le 2 ciotole, quella che hai fatto tu, per cupcake più friabili. Giusto, perché prima ho mescolato lo zucchero con il burro. E l'hai aggiunto al resto del composto creando sacche d'aria. Rendendo l'impasto meno compatto e più leggero. Presto faremo un vlog anche sulla decorazione dei cupcake. Per ora vi mostriamo il risultato finale. Grazie per l'ascolto. E qual è il vostro preferito? Pace! Pace! Pace e cake! Oh, Ken. Non ti piaceva? No. Mangiamo? Era un saluto penoso! Sì. Ciao ragazzi! Allora, vorrei chiedere il vostro aiuto per realizzare un progetto in cui io e la mia famiglia siamo impegnati! Abbiamo deciso di trasformare la casa dove abitiamo in una casa dei sogni! Non so se ve l'ho già detto, ma i miei genitori hanno una fantasia veramente sfrenata, in senso buono, e ci incoraggiano sempre a fare come loro. Però la cosa eccezionale dei miei genitori è che quando immaginano qualcosa, di solito la realizzano. Voglio dire, sono riusciti a mettere una piscina sul camper. Ci hanno chiesto che cosa vorremmo in una casa dei sogni. Stacy vorrebbe che la scala che si trova all'ingresso diventasse uno scivolo. Non è un'idea pazza! Ci credereste? I miei hanno detto sì, a condizione che tenga lo skateboard in giardino. Skipper vorrebbe una casa intelligente per ascoltare la musica dove e quando le pare. È da fare, perché su questo siamo tutti d'accordo. E Chelsea vorrebbe dei letti a castello per i cuccioli. E per Blissa. Ok, tocca a me. Vorrei che voi mi aiutaste a decidere tra 3 idee. Prima... sapete quanto mi piace l'astronomia, no? Cioè, non era grandiosa l'ultima eclissi solare, per cui ho pensato. Bisognerebbe avere un osservatorio in cima alla scala, con un telescopio super potente per poter guardare le stelle.
Seconda. Ci vorrebbe una corda sospesa sopra la piscina, così chi cade finisce dritto in acqua. Oh! Ripensandoci non è molto sicura. Allora la corda sospesa va in giardino. Terza. Un armadio virtuale. Con uno specchio intelligente che proietta i vestiti sull'immagine riflessa, così non devi cambiarti quando li devi provare. Potrei dire, specchio delle mie brame, che vestito propone il reame se voglio andare in spiaggia o fare sport o un tocco retro glamour, oppure se devo andare a una festa, cosa posso mettermi? Oppure mostrami un completo rosso e blu. Allora ditemi quello che pensate, sono curiosa di saperlo. Peace!